Perfetto, si comincia. Buongiorno a tutti, benvenuti. Ho sputato con la P. Cazzo di microfono. No, perché quando uno è Conte da subito. Oggi è il 31, quindi è quel giorno lì che poi la notte le streghe fanno delle storie che non ho mai capito perché si festeggia la notte delle streghe. Non lo so, più avanti ricercherò, visto che io ogni tanto faccio delle ricerche molto profonde e altamente filosofiche. Dopo vi darò anche, vi leggerò delle cose che ho trovato, perché io faccio delle ricerche molto profonde e trovo delle robe là in fondo. Questo è quello che mi piace. Io sono Gigi D'Agostino, questa è M2O, la radio, no? Siete sintonizzati qua. Voi, non lo so, se volete presentarvi potete scrivermi gigi@gigidagostino.com e possiamo quasi, sì, possiamo cominciare. Io andrei con un po' di musica seria. Buona danza. Come fai a non muoverti quando suona questa roba? Quando senti queste frequenze? Questi accenti? Questi sbattiti lenti? Pronunciare il nome della località. Vorrei andare a casa perché ho una fame porca e c'ho voglia di mangiare. Ripetere, prego. C'ho fame! Scegliere un numero riga o pronunciare avanti. Avanti, c'ho fame. Scegliere un numero riga. Che cazzo è il numero riga? Numero 6, accettato. Ma quando mai? Ho detto che cazzo è il numero riga? Si desidera immettere una via? Se cosa vuoi che immetto? Se posso immettere altro, dimmi quando e dove. Ripetere, prego. Dimmi quando che te lo immetto io. Ripetere di nuovo. Te lo metto. Annullamento. Devo andare. Utilizza la destinazione. Sì, ho capito. Devo andare in studio. Utilizza perché destinazione. Devo... Aspetta, devo andare in studio. Devo fare un pezzo. Destinazioni speciali. Devo fare un pezzo. Devo andare in studio. Mia... Sì, ciao, drogata. I'm
destinazione si desidera aiuto? Ho bisogno... Indire destinazione. Porca troia. Comandi possibili? Sì. Immettere destinazione? Sì. Devo andare in studio. Pronunciare il nome della località. Aspetta, devo andare in studio, mi è venuta un'idea, devo andare a fare un pezzo, dai. Come on, kick. Devo suonare, quale riga, Pina? Musica, musica. Per me la musica è uno sguardo, è una carezza, è un sorriso sul tuo bel viso. Musica non va spiegata, lei va suonata. Se ti emoziona, lei non perdona, lei ti colpisce in ogni zona. È quel dolore che dà l'amore, che dà la gioia, che dà il dolore, che dà l'amore, che dà il dolore, che dà la gioia, che dà l'amore. Musica, tempo di musica. Se la musica ti affascina, il suo tempo trascina. Se invece lei ti è indifferente, non preoccuparti, lei non sa niente. Musica non va spiegata, lei va suonata. Se ti emoziona, lei non perdona, lei ti colpisce in ogni zona. Se ti emoziona, lei non perdona, lei ti colpisce in ogni zona. Se ti emoziona, lei non perdona, lei ti colpisce in ogni zona. È quel dolore che dà l'amore, che dà la gioia, che dà il dolore, che dà l'amore, che dà il dolore, che dà la gioia, che dà l'amore. Perché è il dolore che dà l'amore, che dà la gioia, che dà il dolore, che dà l'amore, che dà il dolore, che dà la gioia, che dà l'amore. Musica, tempo di musica, musica, tempo di musica. Regolare per educare, tanto bello da far male. Male, male. Come fai a non muoverti quando suona questa roba? Quando senti queste frequenze? Questi accenti? Questi sbattiti lenti? We'll be right back.
Quando si accende l'amore è una pazzia temporanea. L'amore scoppia come un terremoto e in seguito si placa. E quando si è placato bisogna prendere una decisione. Bisogna riuscire a capire se le nostre radici sono così inestricabilmente intrecciate che è inconcepibile il solo pensiero di separarle. Perché questo è, l'amore è questo. L'amore non è turbamento, non è eccitazione, non è il desiderio di accoppiarsi a ogni istante della giornata, non è restare sveglia la notte immaginando che lui sia lì a baciare ogni parte del tuo corpo. Ti si muovono le cose proprio. Adesso io non posso dire esattamente cosa, però si muove un po' tutto, no? A voi non vi si sta muovendo niente? Non vi succede qualcosa dentro e anche leggermente fuori? Devo andare in studio? Funzione pausa attivata. Ma quale pausa? Devo andare adesso? Cioè, adesso c'ho l'idea, dopo, capito? Mi passa. Mi piacerebbe vedervi mentre, cioè adesso, no? Mi piacerebbe vedere ognuno di voi, no? Per vedere i gesti che fa, le facce, i movimenti, per scoprire cosa si sta muovendo. Bellezza. Che bellezza qui ogni sabato, dalle 2 alle 4.
M2O, Gigi D'Agostino, quello che mi piace. Cioè, non perché mi piace Gigi, perché cioè quello che mi piace è quello che sentite, è quello che scelgo, che seleziono, quello che il mio istinto mi dice di suonare. Il sabato qui insieme a voi. Ciao 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 ciao, benvenuto, benvenuto, benvenuto in onda. Cazzo ridi? Tra 200 metri alla fine della strada. Se finisce la strada, come cazzo faccio a svoltare? Forse ha creato l'uomo, ma l'uomo è il figlio di Dio. Ha creato Dio solo per inventare se stesso. L'uomo ha scritto la Bibbia per paura di essere dimenticato, infischiandosene di Dio. Noi non amiamo e non preghiamo Dio, ma lo supplichiamo. Lo supplichiamo perché ci aiuti a tirare avanti. Cosa ci importa di Dio per com'è? Ci preoccupiamo solo di noi stessi. Thank you.
non è solo sapere se Dio esiste, ma se noi esistiamo. Bellezza. Sabato qui insieme a voi. Gigi D'Agostino, dalle 2 alle 4, senza impegno. Prepararsi a svoltare a sinistra. Minchia, prepararsi, oh. Come mi devo mettere? Mi devo togliere il cappello. Danza, capito, 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 capito
funziona, capito? La danza, capito? Lenta evoluzione. Tu è una composizione tu senza impegno. Però mi piace. Tu serve una composizione tu c'è senza impegno. Tu arrivederci. Dove vai? Tu c'è composizione tu senza impegno. Tu serve una composizione problematica senza impegno. Acci tu dalle parti. Tu è una composizione tu senza impegno. Però mi piace. Tu serve una composizione problematica. Tu c'è senza impegno. Tu arrivederci. Dov'è? Tu è una composizione tu senza impegno. Tu serve una composizione problematica. Tu por favor, avance hacia la ruta marcada. Si è fatta male. Pronunciar destino. Memorizar destino. Destino. Ma che cazzo? Guiado al destino. Destinos sfiga. Especiales. Ah, beh, certo. Mapa. O todas las funciones. Mapa o mapina. Ma porca. Cancelar. Cosa? In the beginning. Pronunciar código postal.
Che non lo sabes. Pronunciar localidad. La localidad de Roncadelles. Che? Numero. El número uno. No, no, hombre. Zona, la música. País. El país tropical. O iniciar guiado al destino. El destino de Gisdagostino. Pina, ¿me quieres? Beccatevi sto pezzo con Gigi D'Agostino, si balla un casino. Zanzan. Down, 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 down
Gigi D'Agostino. Quello andava mignon. Quello che mi piace.
il teatro elettronico. Parte delle stelle della Via Lattea è il doppio degli anni del nostro Sole, allora è sicuramente possibile ipotizzare l'esistenza di civiltà altamente avanzate, civiltà che hanno sviluppato viaggi interstellari. Ecco perché ritengo che sia più che probabile, non solo possibile, ma fortemente probabile, che i visitatori extraterrestri stiano esplorando altri sistemi solari e che dovremmo realmente aspettarci la presenza di extraterrestri che stanno osservando la civiltà umana. Ecco perché ritengo che sia più che probabile. La danza. La danza. Musica. Danza. Cammina con la danza. Musica. Musica. Cammina con la danza. Danza con la danza. Música, la danza. Agostinho.
Bellezza. D'Agostino. Il sabato qui insieme a voi. We'll be right back.
M2O. Un po' di ricerche su internet, le mie ricerche profonde, intense. Allora, la ricerca, una delle ricerche che ho fatto questa settimana è profonda e spiega molto. Sono alcuni titoli di film del genere commedia folk, sì, molto ma molto folk. Se volete prendere appunti per approfondire magari in seguito la vostra ricerca, andando magari a cercarvi questi film culturali e dare uno sguardo a questo lato della vita. Il primo film è Beautiful. To help your ass from bouncing off walls when you get down some. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off walls when you get your ass to help dance. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off walls when you get down some. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off walls when you get your ass to help dance. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off walls when you get down some. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off walls when you get your ass to help dance. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off walls when you get down some. I think you need some counseling to help your ass from bouncing off walls when you get your ass to help. Poi ce n'è un altro che secondo me deve essere una storia un po' struggente. 20.000 seghe sotto i mari. Poi c'è una cover di un famosissimo film, Sette anni in Tibet. Down, 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 down
a caval donato lo si prende, non posso leggerla tutta. A volte ritrombano. Se vuoi fare incontri buoni, vieni al Teatro dei Suoni. Dalle 2 alle 4. Mi piace se ti piaccio. When I'm about to, the beans don't point, the number of the bath. When I'm about to, the beans don't point, the number of the bath. When I'm about to, the beans don't point, the number of the bath. When I'm about to, the beans don't point, the number of the bath. When I'm about to, the beans don't point, the number of the bath.
nobody from the bathroom. Broke when nobody fall good. See the bins don't punch, there's nobody from the bathroom. The bins don't punch, there's nobody from the bathroom. Broke when nobody fall good. See the bins don't punch, there's nobody from the bathroom. Broke when nobody fall good. See the bins don't punch, there's nobody from the bathroom. Broke when nobody fall good. See the bins don't punch, there's nobody from the bathroom. Dai, ciao, basta. Quello che mi piace, il teatro elettronico. Must come along everywhere.
sabato qui insieme a voi. Sempre qui su quello che mi piace, M2O, in un momento molto particolare, molto serio, molto struggente del programma. Ci sono altri titoli di film che vorrei condividere con voi. Anal dai capelli rossi. C'è niente da ridere. Mm.
anni 90. C'è anche il commissario Rett. Vabbè, culi infranti, duri a venire, erezione a catena. Figa da Alcatraz, è bellissimo. Cioè, figa da Alcatraz ha vinto tutto. Famosissimo gioco dei bimbi, giro giro trombo. Chi non ricorda gli Aristocazzi? Sei volgare, sei triste. Questo è splendido. I soliti colpetti. Il re Leccone. Questo titolo è rimasto invariato perché, secondo me, cioè il titolo che vi dirò adesso, è rimasto invariato perché già di suo, diciamo che presenta un forte scenario. Il richiamo della foresta. Ma così, per dire. Il silenzio degli impotenti, vabbè. Semplicemente essere innamorati. E chiunque può facilmente convincersi di esserlo. L'amore, invece, è quello che resta del fuoco quando l'innamoramento si è consumato. Non sembra una cosa molto eccitante, vero? Ma lo è. We'll be right back.
liberati dal pensiero e percorri il sentiero. Gigi D'Agostino. Strane connessioni sul palcoscenico del teatro elettronico. We'll be right back.
Suoni molto cupi per riflessioni solari. Il teatro elettronico. Yeah.
in data odierna, senza nulla a pretendere, Gigi D'Agostino. We'll be right back.